Che cazzo ho ficcato il telefono? Oh, ok, ho trovato. Allora, raga, buongiorno, un buon pomeriggio. Sono le 4:38. Ok, c'è qualcuno che mi ha scritto su YouTube? Un commento, credo. Comunque, io sono a Baselga. Sono con mia mamma. Sì. Nonostante io non volessi uscire perché mi è arrivato il ciclo, mi tocca. Allora, sono venuta con mia mamma perché sono andata a buttare la plastica. E adesso lei è andata in farmacia e niente, sto aspettando qua perché in realtà non potrei neanche parcheggiare qua perché è privato, quindi non posso lasciare qua e andarmene. E niente, qua piove, raga. Però sono contenta che piove da una parte perché comunque sia così rinfresca il tempo, visto che comunque fa caldo lo stesso, anzi mi apro la porta perché fa veramente caldo. Dall'altra parte però sono un po' triste perché così non si può neanche uscire a fare un cazzo, veramente tutto il giorno non fare un cazzo è veramente stressante, noioso e sono stufa di stare in casa, sono letteralmente stufa di stare in casa, raga. Veramente oggi io non so cosa fare, non so cosa combinare, non c'ho un cazzo da fare. Comunque alla fine mamma e papà alla fine hanno trovato il trasporto perché comunque sapete, no, che loro il 18 di luglio vanno in Romania con l'aereo. Il problema era chi portava loro in aeroporto, visto che papà vuole andare in Romania con la carrozzina elettrica che pesa tipo 100-110 kg, solo quella. E sì, è un po' granduccia, non c'entra in macchina, quindi era un problema. Dovevamo o noleggiare una macchina apposta che costava sui 300 euro qualcosa, che non ne valeva neanche veramente la pena, per una volta, per qualche ora, per un viaggio più il ritorno sono 600-700 euro, raga, cioè non siamo ricchi, non siamo ricchi, veramente, cioè neanche la pensione non ci è arrivata, figuratevi. E quindi alla fine abbiamo risolto e alla fine verrà l'ambulanza a prenderli e portarli, eccetera, eccetera. Meno male. Quindi quella non la paghiamo. Adesso tra un paio di giorni andranno a farsi l'impegnativa, così non pagano. E niente, tutto risolto. Comunque, raga, mi sarebbe piaciuto andare anche a me in Romania perché mi mancano i miei nonni, mi manca vedere mia cugina, mi manca la Romania in generale, però purtroppo non posso perché ho i documenti scaduti, quelli rumeni, e l'unica soluzione è o andare a Milano o non so dove farmi i documenti, eccetera eccetera, oppure fare direttamente la cittadinanza italiana e fanculo. Già. Papino, vai a fare. Vai a fare. Vai a fare. Vai. Papino. Vai a fare. Vai ma. Vai. Vai a fare. Vai a fare. Vai a fare ma. Vai, vai. Vai a fare. Vai. Papino, vai a fare. Ma scuota che l'hai interpretata. Vai a fare. Vai. Vai. Vai a fare. Vai a fare. Vai a fare. Vai a fare. Hey. Possibile che ogni volta che vieni tu fai immondizia? Ne sento quella.
Apri finestra. Sì. Andiamo più. Spara il telefono. Italiano. Mangione, è finito già quello lì. Stronzetto, è già finito quello e cosa? Ma hai fatto, ma cosa che vuoi? Su qua. Su. Sì, io. Muoio. Apri finestra, tu apri. E poi? Questa finestra. Ok, allora raga, sono le mezzanotte. Io ho appena caricato un vlog e stavo giusto pensando di andare a dormire, però appunto mi mancava da mettere il link del profilo di Instagram di Anna, solo che c'è un piccolo problema. Un problema che mi perseguita tutto il giorno, raga, è quello di internet. Che non va, guardate. Mi sta facendo veramente girare i coglioni. Cioè, una cosa, una. No, non vuole andare. Sto pezzo di merda. Mi piacerà i coglioni quando fa così, raga. Non so neanche come ho fatto a caricare il vlog, perché veramente è di una lentezza. Giuro, è più lento di una tartaruga con l'artrosi, sul serio. Niente raga, io mi arrendo. Ho provato a ricaricare la pagina col 4G. Zero. Morto. Mi fa veramente girare i coglioni. Arriva Anna che mi scrive. Giusto, giusto, no? Ma a te ti va internet sul cielo, porco Dio. Perché Cristo, perché? Comunque, sono qua col gatto nero. Guardatelo. Ciao, nero. Vediamo cosa ha scritto. Cosa succede con internet? Fino a poco fa non andava. Ciao. Ciao. Anna, mi puoi inviare il link del tuo profilo Instagram prima che sto sclerando? Perché non mi fa fare niente sto internet, veramente, sto sclerando. Sì, vabbè. Parliamone, raga, parliamone. Ne parliamo di sto internet? Del perché cazzo non va? Ne parliamo? Vabbè, raga, io prima che inizio a bestemmiare, se mi invia il link Anna del suo Instagram, bene, se no provo domani, se no fanculo e niente. E quindi adesso me ne vado a dormire, dal mio amoroso, che veramente ho voglia di dormire e di abbracciare qualcuno, un peluche, non lo so. E niente raga, io vado a dormire perché sennò sclero e non va bene. E niente, ci vediamo domani con un nuovo vlog. E sì, lo so, oggi non ho bloggato tanto. Comunque sì, mi sono ritrovata mio amoroso sotto casa. Letteralmente. Non mi ha detto niente. Non mi ha proprio scritto niente. Niente di niente. Semplicemente mi ha chiamato e dopo 10 minuti me lo sono ritrovato sotto casa. Pollice in su. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Seguitemi su Instagram. Vi lascio il link in descrizione. E niente. Io vi do la buonanotte, c'ho dei crampi pazzeschi, questo ciclo di merda poi. Buonanotte!